SIGEP 2023 continua, siamo allo stand della Rancilio Group e ci troviamo in compagnia di Luca Criti, il responsabile vendite Italia. Luca, che bello rivederti dopo ben un anno e mezzo. Grazie, grazie infinite, grazie a tutti voi, è sempre un piacere essere qua sulla cresta dell'onda. Come sempre Rancilio si presenta, come dire, con tutti i prodotti per qualsiasi tipologia di cliente, quindi noi siamo ben felici anche quest'anno di partecipare, di essere sponsor delle gare di Latte Art e Coffee and Good Spirits, dove la RS1, la nostra macchina di punta, sta dando chiaramente mostra di sé e delle sue capacità. Ecco, allora intanto diciamo subito che la voce che sentite in sottofondo, anche se molto lontana, non è un'interferenza, ma è lo speaker, il presentatore della serata che nel frattempo attraverso il sistema di amplificazione ci fa ascoltare la sua voce. Ma noi andiamo per la nostra strada, Luca, perché dobbiamo riuscire a far comprendere a loro quali sono le macchine che voi avete presentato non tanto oggi ma negli ultimi 13-14 mesi, cioè tutto ciò che è successo da OST 2021 in poi e in attesa di OST 2023. Assolutamente, diciamo che riportiamo alcune novità che avevamo visto a OST, che vuol dire che sono adesso ben presenti e acquistabili oggi, domani, quando volete. Abbiamo una macchina nuova di altissimo di gamma che affianca la nostra RS1 sempre nella linea Specialty. Abbiamo sempre l'alto di gamma classe 20, abbiamo il nostro entry level classe 5 qua alle nostre spalle per vedere anche che non ci poniamo solo a quei locali che vogliono avere la macchina altissimo di gamma, ma comunque abbiamo soluzioni per tutte le realtà. Abbiamo anche una soluzione super automatica per le realtà di bed and breakfast, albergo familiare, tipico delle zone romagnole ma anche tipico in molte zone d'Italia, quindi una macchina con un layout di circa 50-100, dai 50 ai 100 diciamo erogazioni al giorno, che si presta bene alla tipologia di locale che abbiamo in queste zone. Quindi abbiamo un po' tagliato su misura i nostri prodotti per coprire le esigenze del mercato italiano in questo momento. Stiamo parlando di prima colazione. La prima colazione per quanto riguarda la macchina super automatica, assolutamente, perché in Italia sappiamo che quel tipo di macchina è un po' destinato alle prime colazioni. Non sfigurerebbe in un bar, ma per il bar abbiamo soluzioni ben più performanti e ben più accattivanti dal punto di vista estetico. Quindi io penso che abbiamo portato un riassunto della nostra produzione, non tutte perché non eravamo sicuramente con gli spazi adatti per portare tutto, ma molto rappresentativa della qualità Rancilio e del prodotto Rancilio che ci ha comunque reso famosi. Ecco, la qualità Rancilio è quella che non vi ha resi famosi solo in Italia, ma direi davvero in tutto il mondo, Luca. Oggi voi siete presenti direi quasi in tutti i paesi del mondo attraverso anche gli importatori esteri, le reti di networking dei venditori che sono presenti in modo capillare, soprattutto nei paesi più sviluppati. Per quanto riguarda ciò che andrete a questo punto a presentare a OST, ci sono delle novità che puoi anticiparci o è tutto assolutamente ancora top secret? Mi fai delle domande alle quali io non posso rispondere. Io ci provo. Diciamo che ad OST vorremmo presentare più che dei prodotti nuovi che comunque necessitano di tempo per essere sviluppati e in questo momento abbiamo una gamma completa che abbraccia tutto. Grazie Luca, benissimo, e allora attendiamo davvero con estrema ansia OST 2023 per andare a
completare questa presentazione che sono certo fornirà una serie di attrezzature nuove e rinnovate per quanto riguarda la vostra gamma. Grazie per la collaborazione. Grazie mille, grazie a tutti e ci vediamo presto. Grazie a tutti, arrivederci.